A Pesaro l'ultimo saluto al consigliere comunale provinciale Roberto Biagiotti, scomparso all'età di 40 anni. A Fano il mondo del tennis ha dato l'addio a Gino Pianosi, mentre a Fossombrone celebrati i funerali di Martina, la 37enne, trovata morta a Sant'Ippolito. In giro per la città di Pesaro con la cocaina nascosta nel mezzo per disabili, marocchino 33enne denunciato dai carabinieri. Ciclabili, marciapiedi, moderazione del traffico, Rio Crinaccio e parco urbano, il punto sui lavori conclusi e i prossimi interventi previsti nel comune di Fano. La città della fortuna è un appuntamento fisso per tanti turisti italiani che tornano a Fano ogni estate, anche da decenni, immancabili le giornate al mare. Serve venire qua a staccare la spina, si sta proprio bene, ci si rilassa, è tutta un'altra vita, un altro ritmo rispetto a quando sono su a Milano. Educazione alimentare dei bambini, al paese dei Balocchi torna Slurp, uno spazio informativo dedicato ai genitori con ospiti impegnati nella divulgazione della sana alimentazione e nella produzione di cibo biologico e di qualità. Una nuova avventura all'orizzonte per i belfortissimi. A settembre i ragazzi di Belforte e Alisaura affronteranno i 100 km del Cammino di San Milo. La storia, la memoria, il lavoro e le tradizioni della comunità, a partire dalla produzione del miele e della seta, Fano TV alla scoperta del Museo Storico Ambientale nel comune di Terre Roverese. Lunedì 14 agosto, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Sono stati celebrati oggi pomeriggio i funerali di Roberto Biagiotti, avvocato e consigliere comunale provinciale, scomparso a 40 anni dopo aver combattuto contro un tumore. Sono state oltre un centinaio le persone che hanno preso parte ai funerali in Duomo a Pesaro, presenti il sindaco Matteo Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini, il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, ma anche l'onorevole Mirko Carloni, l'ex governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli e il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Quest'ultimo ha tenuto un discorso commemorativo al termine della cerimonia funebre per Biagiotti. Cordoglio bipartisan. Nella giornata di oggi Comune e Provincia hanno esposto le bandiere a mezz'asta. Sempre nel pomeriggio nella chiesa di Sant'Agostino a Fossombrone si sono svolti i funerali di Martina Carlotta Bianchi, la trentenne trovata morta giovedì scorso a casa di un amico a Sant'Ippolito. Sul corpo della donna era stata eseguita l'autopsia per accertare le cause della morte e sarebbe stato appunto accertato l'utilizzo di cocaina e psicofarmaci, ma si attende l'esito degli esami tossicologici. Una giornata di dolore anche a Fano, in particolare per il mondo del tennis, che questa mattina nella chiesa di San Giuseppe al Porto ha dato l'ultimo saluto a Gino Pianosi, deceduto all'età di 91 anni. Da giocatore prima e da dirigente poi, molte delle storie legate al circolo di Fano infatti vedono proprio la firma di Pianosi. Ancora cronaca con i carabinieri di Pesaro che hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di origine marocchina, disoccupato, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi di controllo i militari avevano notato l'uomo che in ragione della sua disabilità si spostava in città a bordo di un mezzo idoneo. Il suo atteggiamento è apparso piuttosto sospetto, pertanto hanno deciso di controllarlo. A dispetto della situazione di indigenza, l'uomo aveva con sé una rilevante somma di denaro, circa 1000 euro in contanti. A quel punto i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione. Nelle parti meccaniche del veicolo su cui viaggiava sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, insieme a vari strumenti utili per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, una sorta di commercio ambulante. Il marocchino è stato quindi denunciato alla procura di Pesaro. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza della cocaina e l'eventuale inserimento dell'indagine
l'indagato in contesti cittadini dediti allo spaccio di droga. E adesso parliamo di lavori pubblici appena conclusi e previsti a breve nel comune di Fano. Questa mattina l'assessore Barbara Brunori ha fatto il punto su alcuni interventi che riguardano il Rio Crinaccio, il parco urbano, i marciapiedi e la moderazione del traffico in alcuni quartieri della città. Sentiamo. Entro fine estate ci eravamo presi degli impegni e partendo proprio da Viale Mariotti, dove abbiamo realizzato dei marciapiedi, una nuova ciclabile e rifatto anche dell'asfalto, e abbiamo anche corretto un importante problema idraulico proprio sul perimetro del piazzale che si addentrava sulla via e quindi ricadeva anche su delle abitazioni e quella che era la scuola. Oggi abbiamo previsto un nuovo impianto fognario, questo dovrebbe dare sicuramente una risposta risolutiva e definitiva a quello che era il problema. Ora, dopo le ferie, continueremo a riasfaltare l'ultimo tratto di ciclabile che va appunto dall'intersezione di Viale Mariotti con Via Veneto verso la statale, e a quel punto faremo la segnaletica per poi passare con i lavori a Sant'Orso in Via Galileo Galilei, in Via Bellandra, dove appunto sono previsti anche in quel caso interventi di moderazione del traffico. Dopo Viale Mariotti, un altro cantiere che appunto è aperto e abbiamo riconsegnato è proprio quello di Rosciano, quindi di una costituzione di una zona 30, laddove è stato ampliato il marciapiede, quello a ridosso delle abitazioni, e realizzato un nuovo marciapiede sul perimetro della zona commerciale, un marciapiede naturalmente di misure più ridotte, ma dove sicuramente oggi il pedone, col fatto che è rialzato e protetto, potrà transitare in sicurezza, oltre che degli attraversamenti illuminati, e con questa nuova segnaletica sicuramente il comportamento dell'automobilista si corregge, e speriamo davvero che in quel tratto non succedano cose come sono accadute. Anche l'Arzilla, sull'Arzilla abbiamo fatto la risagomatura della foce e tutta una buona pulizia del verde nel centro abitato. Ora, facendo la pulizia, abbiamo notato che quello che praticamente è lo strato dei limi è un po' troppo importante, e quindi abbiamo già sollecitato il consorzio di bonifica, in quanto poi la pertinenza eventualmente della rimozione dei limi sarà sua, che si è impegnata a cercare di trovare una modalità per far sì che si possano asportare, anche perché sono lavori molto onerosi e anche molto difficili a livello amministrativo, in quanto i limi sono rifiuti speciali che non possono essere conferiti assieme a tutti gli altri. Oltre a questo, in corso abbiamo Piazza Marcolini, ricordiamo che nell'escavazione proprio della stessa piazza sono riemersi dei reperti archeologici molto che insomma hanno destato molta attenzione da parte della soprintendenza, ma anche nostra, e di tutti i professionisti che ci hanno lavorato insieme. In maniera concertata si è deciso di ricoprire quel tessuto in un tessuto della ghiaia, quello che si è scoperto, perché possono restare nel sottofondo. Ora dobbiamo, con la riapertura diciamo dei lavori dopo le ferie estive, la soprintendenza ci ha richiesto di fare un'ulteriore indagine per poi procedere con la lavorazione dei sottoservizi, della copertura della piazza, illuminazione e tutti i lavori, tutti i bei lavori previsti in quella piazza che ci dovrebbe essere che vorremmo riconsegnare per Natale proprio sotto l'albero. Oltre a questo abbiamo importanti lavori di mitigazione idraulica anche a Rio Crinaccio, che sono in corso da mesi, lavori che sono purtroppo rallentati perché poi abbiamo dovuto chiedere delle ulteriori autorizzazioni alle Ferrovie dello Stato, perché appunto la sezione interessata passa anche al di sotto. E il lavoro consisteva appunto nell'ampliamento della sezione del flusso delle acque da monte a mare. Ora siamo nella lavorazione del calcestruzzo, quindi siamo proprio nella fase finale e contiamo presto di restituirlo, considerando che nel frattempo ci siamo già interfacciati con ANAS per l'ultimo lavoro che riguarda appunto Rio Crinaccio, che è quello sotto l'asse stradale, proprio per una bonifica ulteriore per potenziare anche quello che è il carico idraulico e far sì che tutto quello che poi sono delle portate straordinarie, che ahimè oggi sono diventate di carattere ordinario, possono defluire al meglio e quindi non esondare e non creare dei grossi disagi nell'abitato.
anche al parco urbano, benché i lavori sono un po' più rallentati, diciamo che abbiamo ultimato tutto quello che è la rete sia idraulica che proprio di irrigazione. Quelli sono lavori ultimati, li abbiamo messi in connessione anche tra la pista ciclabile, che la nuova pista ciclabile realizzata a ridosso del parco, che è quella che invece collega la zona commerciale. Ora, dopo le ferie estive, anche in questo caso riprenderemo i lavori con tutto il termine di quello che è l'ultima area degli arredi, e a quel punto potremo anche mettere a dimora l'ultima parte del verde, che ricordiamo che si può fare da ottobre in avanti. Quindi contiamo veramente anche questo di riaverlo riconsegnato per novembre, anche perché a settembre partiranno i lavori della casa del parco, che è proprio lì vicina. Diamo spazio alle segnalazioni dei nostri reporter di strada. La prima che ci è arriva da via Andrea Doria. A causa di un incidente avvenuto 2 settimane fa all'altezza del civico 15, ha scritto il telespettatore, è stato deteriorato un palo elettrico e, nonostante la chiusura di un tratto di strada, visto il pericolo, ancora non è stato sistemato. Auspico quindi che chi di dovere risolva il problema. Invece dall'area del Bersaglio, e qui siamo in zona mare, ci hanno segnalato l'abbandono di rifiuti e di escrementi nella Montagnola. Ci dicono di aver fatto diverse segnalazioni, ma la situazione è rimasta la stessa. Rimaniamo sul lungomare fanese, dove Stefania Schiaroli ha incontrato tanti turisti che ogni anno scelgono la città della fortuna come meta per le loro vacanze. Per quale motivo ha scelto di venire a Fano? Ma io sono un fanese, attualmente abito in Nord Italia. E che cosa farete a Ferragosto? Ma a Ferragosto, come tutti gli anni, la passiamo insieme dagli amici a casa, questi dei nostri amici, a mangiare e passare in compagnia e in tranquillità e allegria. Da quanti anni vieni a Fano in vacanza? Da quando sono nato, da 30 anni. E all'inizio solo perché c'erano parenti a cui sono molto legato, ma poi negli anni anche amici, molti amici, la fidanzata, e perché serve venire qua a staccare la spina, si sta proprio bene, ci si rilassa, è tutta un'altra vita, un altro ritmo rispetto a quando sono su a Milano. E poi comunque è una città che offre tanto, Fano. Assolutamente, e non solo d'estate. A Ferragosto che cosa farai? Sarò qui. Sarò qui al mare come sempre. Abbiamo sentito parlare molto bene di Fano da tanti nostri amici, del borgo medievale che è il centro della città, e quindi incuriositi siamo venuti a fare questi 15 giorni di vacanza qui a Fano. Come vi trovate? Ma molto bene, il mare è pulito, l'ambiente è bello, l'ospitalità, le persone sono molto gentili, quindi bene. Che cosa farete a Ferragosto? A Ferragosto mangeremo in spiaggia a mezzogiorno e la sera andremo a cena, comunque staremo qui a Fano. Molti milanesi a Fano, perché? Perché Fano è una città storica, è una città bellissima, c'è poca gente, ad agosto penso che sia una delle poche città di mare vivibili, senza troppa confusione, il mare come vedete è meraviglioso e quindi consiglio a tutti di venire a Fano. Il mio legame con Fano nasce tramite mia sorella. Mia sorella conosce Fano grazie ad un'amica. E lei si innamora di questa cittadina, ritorna nel periodo estivo e contagia me. Da quel momento tutti gli anni noi veniamo a Fano, perché qui c'è un pezzo del nostro cuore, quindi un pezzo del nostro cuore a Genova, la nostra città nativa, e un pezzo è qui a Fano, questa cittadina incantevole, accogliente, tranquilla ma allegra. Perché vieni a Fano? Perché ho il moroso a Fano e allora vengo a farmi un po' di vacanze qua al mare. Che cosa farete a Ferragosto? Giocherete a beach? No, beach no, un po' di tregua, faremo una grigliata insieme con gli amici in collina e ci divertiamo così. La volta che sono venuta a Fano, agosto 1960, perché ero fidanzata con Nino Monaldi di Fano. E anche se avevamo una casetta vicino Roma, alla Dispoli, al mare, però sempre un mese venivamo a Fano
per incontrare mio marito, per incontrare i suoi parenti praticamente. Io che vengo da Roma, devo essere sincera, sono felice perché sto in tranquillità, perché io a Roma sto vicino San Pietro, quindi una zona molto frequentata da turisti eccetera, quindi io a Fano cerco la tranquillità, ecco, e l'ho trovata. Torniamo a parlare del Paese dei Balocchi, che torna con tante iniziative ludiche e culturali. Ogni giorno, da giovedì a domenica, uno spazio chiamato Slurpa sarà dedicato alla divulgazione della sana alimentazione. Animazioni, laboratori, giochi e spettacoli. Il divertimento è assicurato dal 17 al 20 agosto in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Il Paese dei Balocchi è infatti pronto a tornare per la sua 19ª edizione per regalare ai bambini una vera e propria favola, quest'anno incentrata sul talento. Tante le iniziative previste e altrettante le conferme, come Slurp, uno spazio esperienziale dedicato all'educazione alimentare. Padrone di casa e conduttore sarà Sergio Ferri, che dialogherà con gli ospiti in tutte e quattro le giornate dell'evento. Sergio, quando è nata questa collaborazione con il Paese dei Balocchi? Con il Paese dei Balocchi ho iniziato a collaborare l'anno scorso con lo spazio Slurp, però mi preme soprattutto ringraziare l'Associazione del Paese dei Balocchi e il suo presidente Michele Brucchini per avermi dato questa possibilità. Reputo la festa del Paese dei Balocchi una festa molto importante, perché oltre ad avere tutti i crismi della festa popolare ha anche degli aspetti che sono fondamentali per innalzare il livello, come quello dell'inclusione. È l'unica festa della provincia di Pesaro-Urbino e tra le tre feste di tutta la regione Marche ad avere uno stand dedicato alla celiachia, inclusione. Poi la solidarietà, in 19 anni di edizioni hanno raccolto decine di migliaia di euro che sono andati tutti a dei progetti finalizzati e ben seguiti. O alla cultura, il sindaco dei Paesi dei Balocchi è sempre stato un personaggio di grande levatura, basti pensare a Don Luigi Ciotti o artisti del calibro di Luca Barbarossa, Tony Bungaro o quest'anno Pino Insegno, che è un famoso attore e doppiatore. Quindi reputo, forse sono di parte, il Paese dei Balocchi come la più bella festa di Fano, ma credo di non avere possibilità di smentita. Per quel che riguarda Slurp, è uno spazio che è nato l'anno scorso dalla volontà di Michele Brucchini di aiutare le persone a pensare anche all'aspetto dell'alimentazione, soprattutto riguardo ai bambini. In che cosa consiste esattamente? Dunque, l'anno scorso abbiamo giocato, tra virgolette, con i bambini e quindi parlato con loro, insegnando ad alimentarsi bene. Cioè, per esempio, i bambini non amano il pesce, noi abbiamo fatto mangiare ai bambini il pesce, però disegnato, cioè con il pesce abbiamo fatto dei pupazzi di neve, e quindi questo è stato per loro un gioco, ma anche un insegnamento a poter assaporare il pesce. Quest'anno abbiamo deciso di invece parlare agli adulti e abbiamo pensato di fare un talk show che non annoiasse, ma che avesse tutti i crismi appunto dell'informazione corretta. Tant'è che gli ospiti sono ospiti che producono cibo, come per esempio Elso Renzi, che è un frutticoltore, fautore e produttore della famosa pesca di Montellabate, oppure Francesco Camilloni dell'Arte Bianca, panificatore, e così via. E poi operatori del settore che invece hanno a che vedere con quella che è l'alimentazione poi destinata anche ai bambini, come per esempio Roberto Signorini, titolare dell'Imperial Sport Hotel 4 Stelle di Pesaro, che appunto ci dirà come proietta l'alimentazione nel suo albergo destinata ai bambini. E su tutti ci sarà una biologa nutrizionista, la dottoressa Stefania Bertoni, che darà dal suo pulpito un giudizio invece spassionato su quello che è buono e quello che è invece sbagliato per quel che riguarda l'alimentazione dei bambini. A che ora si svolgerà l'iniziativa? Dunque, intanto le giornate saranno quelle canoniche della festa del Paese dei Balocchi, quindi dal 17 al 20 agosto. L'orario sarà alle 19 con un preambolo alle 18.30, cioè inviteremo gli ospiti a venire alle 18.30 e il pubblico a sedersi per poi iniziare alle 19. E questa parentesi di spazio Slurp sarà ripreso anche dalle vostre telecamere preziosissime e diventerà un appuntamento che si vedrà poi in autunno.
È un ambiente espositivo accattivante nel cuore del castello di San Giorgio di Pesaro, nel comune di Terre Roveresche. Si tratta del museo storico ambientale ospitato negli spazi della Casa della Mina. E noi siamo andati a scoprire i suoi angoli caratteristici con Cristiana Guerra. Oggi ci troviamo a Terre Roveresche in compagnia del signor Luciano Barbetta per andare a conoscere un luogo alquanto singolare. Luciano, dove siamo? Siamo a San Giorgio di Pesaro, di Terre Roveresche, al Musa, il museo storico ambientale, un museo nato principalmente per la funzione didattica, e difatti il percorso didattico inizia da qui, dove siamo adesso, dal giardino, con il discorso appunto delle tutte le piante odorose, le piante aromatiche. Che piante sono presenti nel giardino? Partiamo dalla lavanda, dalla menta, dall'elicro, dal timo, dalla maggiorana, dal rosmarino, passando all'alloro e poi mi pare che non ce ne siano più. E comunque sono piante che si usano molto anche nella cucina, che è presente anche all'interno di questo stabile. Ora invece ci spostiamo all'interno del museo. In che sala siamo, Luciano? Adesso ci troviamo nella sala dedicata alla bacchicoltura, all'allevamento dei bacchi da seta, che era una delle attività storicamente più presenti in tutte queste, nel periodo del primo dopoguerra, in tutte le nostre zone. No? Ed è, generalmente si potrebbe dire che in quasi tutte le case c'era una stanza dedicata appunto all'allevamento del baco da seta. E se voi guardate appunto attorno anche al nostro castello, attorno al nostro museo, ci sono piantati gelsi centenari che servivano appunto proprio per allevare il baco da seta, che mangia solamente foglie di gelso. Che strumenti è possibile vedere? I telai dove vengono posti i bachi, la bilancia per pesare i bozzoli, il cesto per raccogliere le foglie di gelso e poi questa che è la stufa che serviva a mantenere la temperatura costante nella stanza dove erano i bachi, e la calderina dove venivano poi bolliti i bozzoli una volta terminato il ciclo. Questa invece è la sala che rappresenta uno dei cinque sensi, quella del gusto. In questa sala dedicata all'apicoltura, che è un'altra delle attività storiche, no, di questa zona, e appunto il bambino che viene a visitare questo spazio può attivare il senso del gusto con appunto l'assaggio del miele che offriamo sempre a tutte le scolaresche che vengono a visitarci. Alle mie spalle c'è un alveare realizzato dai caristi del Carnevale di Fano, che serve appunto a far vedere ai ragazzi, ai bambini, come all'interno dell'alveare è organizzata la cosa e quali sono i vari componenti della società delle api. Invece in questo spazio ci sono circa 250 animali imbalsamati. Questa è una delle collezioni più numerose della provincia, che ci è stata donata Branchini, ed espone di animali sia stanziali che migratori. Come tutta l'impostazione del museo è sempre in funzione didattica, per illustrare ai bambini quelle che sono appunto le realtà della vita degli animali e del fenomeno della migrazione. Ed è l'ultima tappa di questo percorso che le scolaresche in visita fanno quando vengono a visitare il nostro museo. Qui siamo nella sezione civica, in cui avete anche uno spazio riservato ai non vedenti. Un'artista toscana che ha esposto qui da noi, una scultrice, ci ha donato appunto delle opere che sono finalizzate appunto all'uso per dei non vedenti, i bambini non vedenti. Poi dentro la sezione civica c'è il riferimento al nostro poeta dialettale Marino Saudelli e documenti che provengono, documenti originali riferiti alla casa dell'ospedale di Poggio. Come e quando è possibile visitare il museo? È visitabile solo su richiesta, prenotando al comune di Terre Roveresche, e poi apriremo su richiesta. Sito internet, poi sul sito del comune, sul sito di Terre Roveresche, trovate tutte le notizie necessarie. E invece...
invece i Belfortissimi sono pronti per una nuova avventura. A settembre affronteranno gli oltre 100 chilometri del Cammino di San Nilo e li ha incontrati nei giorni scorsi Marco Lonigro. Una nuova avventura all'orizzonte per i Belfortissimi. I ragazzi di Belforte Alisauro sono stati invitati a percorrere il Cammino di San Nilo, un itinerario lungo poco più di 100 chilometri e suddiviso in 8 tappe. Le loro imprese sono ormai note a tutti. Solo pochi mesi fa i Belfortissimi hanno ricevuto il riconoscimento di Alfieri della Repubblica direttamente dal presidente Sergio Mattarella. Nel 2021 abbiamo fatto la grande impresa del Cammino di Santiago, di Compostela, che fino a lì sono 700 e qualcosa chilometri. Poi da lì c'è un altro cammino che arriva a Finisterre. Noi abbiamo voluto fare tutto perché Finisterre è un punto sia bello panoramico, però anche fisicamente capisci che più di lì non ti puoi andare avanti, diciamo, perché finisci a terraferma e tutto intorno sei costeggiato dall'oceano. Poi nel 2022 abbiamo intrapreso a settembre la Via degli Dei, che sarebbe da Bologna a Firenze, un cammino di poco più di 130 km. E per ultimo a settembre, dal 9 al 16, ripartiamo, andiamo in Calabria, che è il Cammino di San Nilo. I loro viaggi sono davvero particolari, percorrono tanti chilometri, attraversano strade sterrate e sentieri insieme ad una carrozzella da fuoristrada, un mezzo concepito per permettere a chi ha una mobilità ridotta di percorrere tratti off-road con l'aiuto di tre accompagnatori. E la Giolette, che è il mezzo che ci permette di fare qualsiasi cosa, diciamo, ci passa per la testa, detto così. È un modo che se no senza di quella non riusciremo a fare, e ormai con quella siamo i Belfortissimi, senza siamo un po' di meno, che è quella che ci ha dato la grande forza e questa grande visualità in giro. Per il Cammino di San Nilo, prossimo viaggio in programma dal 9 al 16 settembre, i Belfortissimi hanno chiesto aiuto ai loro numerosi fan. È aperta infatti una raccolta fondi per sostenere la prossima avventura. Abbiamo avviato un crowdfunding su GoFundMe, richiedendo appunto una somma di denaro che ci permetterà quindi poi di stare lì una settimana durante l'intera percorrenza del cammino. L'abbiamo pubblicizzato attraverso i nostri canali social e il sito web. E per ora è ben avviata e ci sta sostenendo molto la gente del posto soprattutto. Per voi cosa significano questi viaggi? No, questi viaggi sono tanti mattoncini, tante esperienze da fare che ti arricchiscono, che ti fanno stare bene, soprattutto in buona compagnia con i tuoi amici. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato alla gara nazionale di breakdance che si svolgerà a Fano questo fine settimana. Vi ricordo che in occasione del Ferragosto il telegiornale Occhio alla Notizia andrà in onda mercoledì sera, mentre la rassegna stampa giovedì mattina. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata. We'll be right back.